quella che abbiamo appena visto nel post partita di Juve Udinese 0-1 è forse una delle interviste più surreali della storia del calcio. Una intervista incredibile di cui dobbiamo parlare oggi qui su FCM New Sport. Parliamone perché, come sempre, vi ricordo di supportarci, quindi prima di far partire il video lasciate like e contenuto, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Beh, dopo questo 1-0 io mi aspettavo un allenatore che potesse in qualche modo farsi un bagno di umiltà. Ed invece no. Vediamo cosa dice. Durante l'annata ci sono questi momenti. L'Udinese è una squadra fisica e tecnica e non è facile giocare contro di loro. Dopo arriva una roba ancora più pesante, ma soffermiamoci su questa. L'Udinese è una squadra fisica e tecnica e non è facile giocare contro di loro. Ed è per questo che abbiamo perso. Surreale. Siamo secondi, dobbiamo assolutamente entrare in Champions. Domanda sui giovani, ovviamente andiamo sui giovani, e lui cosa ci dice? Lo sapevamo che avevamo giocatori con poca esperienza per vincere il campionato. Mazzata definitiva a una rosa di giocatori giovani che non possono vincere il campionato, giocatori con poca esperienza per vincere il campionato. Non si punta il dito verso una gestione tecnica imbarazzante, ma si punta il dito contro i giocatori e ancora di più contro i giovani. Non si devono prendere responsabilità i Rabiot, gli Alessandro, definito come un giocatore che ce ne fossero di Alessandro. No, puntiamo il dito contro gli Yildiz, contro i giocatori giovani, perché è troppo facile. Abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo avuto 4-5 occasioni. Follia, lo stato pure. Dove sono state queste 4-5 grandi occasioni della Juventus? Una roba incredibile. Capitano questi momenti, ma noi il nostro obiettivo continua a essere il quarto posto, che è il vero grande obiettivo. Quota Champions è il nostro obiettivo. Poi arriva la notizia, o meglio, la domanda delle domande. Tavelli, secondo me, un giornalista di Sky che solitamente fa un ottimo lavoro, soprattutto quando c'è da analizzare gli aspetti più giuridici che altro, forse è meglio analizzare quelli, perché quando si fa la domanda si cala l'imbarazzo. La domanda è: forse dovremmo, la premessa alla domanda, che poi è inutile, una domanda assolutamente inutile dal punto di vista tattico, ma la premessa è: forse dovremmo chiederle scusa perché abbiamo spesso cercato di strapparle la parola scudetto, invece lei era più consapevole di noi, più consapevole di noi giornalisti, di quello che era la vera entità di questa squadra, e quindi le chiediamo scusa per questo. Follia, siamo al chiedere scusa ad Allegri perché i giornalisti hanno parlato di scudetto, invece lui no, parlava bene da quarto posto. La squadra, infatti, lui dice, Allegri, ha concesso poco. Di solito l'Udinese è una squadra che attacca molto, e quindi noi siamo stati bravi a concedere poco. Poi siamo stati sfortunati. Addirittura alla fine arrivano i complimenti per le 405 panchine sulla Juventus, e quindi la chiusura è complimenti Allegri per le 405 panchine. Complimenti davvero a Max Allegri per questa sconfitta.